quest'anno, per questa emergenza, possiamo fare soltanto questo. Però è importante che passiamo a tutte e tre le lapidi del quartiere e che mettiamo là la corona. Portiamo un saluto e teniamo alta la memoria. Virgilio Gandini. Nonostante tutto, nonostante l'emergenza del coronavirus, qua a Casalbettone c'è stata una grande attività di solidarietà. Una grande attività di solidarietà che è voluta andare incontro alle esigenze dei cittadini che erano un po' dei soggetti a rischio. Abbiamo fatto la spesa per gli anziani, abbiamo preso per loro i farmaci, ad alcuni abbiamo portato qualche pacco alimentare perché, come ben sapete, l'emergenza coronavirus ha significato anche amplificare la povertà di questo quartiere e di tanti altri quartieri di questo territorio. Quindi per noi oggi, in questo aprile, la nostra resistenza l'abbiamo fatta così, l'abbiamo fatta attraverso la solidarietà. Quest'anno i nostri partigiani li abbiamo onorati in questo modo, non abbandonando i nostri vicini di casa, non abbandonando gli abitanti dei nostri quartieri, perché l'insegnamento che ci hanno dato è sempre stato quello, chiaramente, di non abbassare il capo, chinare il capo di fronte all'oppressione, alla repressione, ma è quello sicuramente che nei momenti di difficoltà bisogna unirsi, stare tutti dalla stessa parte, cercando di cambiare le cose, cercando di non lasciare soli chi ha bisogno. E quindi niente, oggi abbiamo deciso di commemorare le targhe, come facciamo tutti gli anni, in una maniera un po' più tranquilla. Siamo andati dal partigiano Bianchini, da Marincola, e adesso siamo qua ad onorare, diciamo, il partigiano che ci ha lasciato più recentemente, che è Zaccaria, che è stato un simbolo per questo quartiere. Zaccaria che con i suoi insegnamenti ci ha lasciato qua, vigili, pronti sempre a intervenire. E oggi quindi noi non vogliamo dimenticarci degli insegnamenti di Zaccaria e degli altri partigiani, non li vogliamo dimenticare, e nonostante tutto li ringraziamo portando ancora una corona di fiori.